non ha voluto mancare oggi. Ma assolutamente no. E guarda, io ti dico sinceramente, non vado mai ai funerali, però quelle persone che meritano, è giusto che comunque la presenza ci deve stare, perché comunque con Vincenzo, Vincenzino, anzi, c'è stato un legame molto forte, perché eravamo... Quando è nato questo legame? Ma è nato quando lui stava giocando con la Lazio, quando giocava da Lazio, da Pischiello. E lui poi quando ha cominciato a giocare con Bruno Giordano, c'è stato tutto uno sfottò, ma un divertimento meraviglioso, perché io sono romanista, e loro laziali, e tu cerca di immaginare quello che potevamo essere da tutte e due, ma sempre simpaticamente, carinamente, perché non era importante Roma-Lazio, ma il rapporto che c'era tra noi. E con Vincenzo devo dire, guarda, non voglio essere retorico, perché sono cose che poi dicono tutti, Vincenzo era una persona adorabile, adorabile come persona, a parte come giocatore, mitico, però come persona era, ma sai quelle persone semplici, buono, umano, quell'umanità dentro della persona sana, no? E lui era così, era un po', Senta, era proprio come me. Era come me, semplice, e poi dentro uno poi ha delle doti, io col mio, lui col suo, ognuno il suo, ma l'importante è quello che uno sente e ha dentro. E questo qui, che la cosa che ci legava è che eravamo uguali, forse dall'estrazione simile, capito? ma chi meglio di lei però posso fare questa domanda? Un'immagine. Come se fosse, no? Un film, la scena finale di un film o la scena iniziale di un film per immortalare proprio Vincenzo D'Amico. Ma non c'è un'immagine ben precisa. Io, guarda, ci siamo visti qualche anno fa a Sabaudia, io e lui con la moglie, stavamo insieme a cena insieme, e io ho quell'immagine perché quella sera, malgrado che erano qualche anno che non ci vedevamo perché ognuno c'era il suo lavoro, ma l'abbraccio quando ci siamo visti. A Ninè, a Vincenzo, siamo abbracciati con affetto, con affetto. Vediamo se Ninè, perché vediamo se andiamo a ritorniamo a mangiare. Cioè, questa immagine qui per me è stata l'ultima cosa di Vincenzo e mi ha un po' scompigliato, mi ha un po' scombussolato. Grazie. E oggi non potevo mancare, perché domani in chiesa non ci vado, però volevo essere presente almeno qua.